Il baby box è l'ultima chance per quelle donne che non conoscono la nostra legge, che non sanno che si può venire a partorire nel nostro ospedale in sicurezza e in anonimato per loro e per il loro bambino, per evitare quindi gli abbandoni incongrui, gli abbandoni per strada, gli abbandoni nei cassonetti. Analgesia programmata, computerizzata, intermittente, per cui una volta messo il cateterino epidurale questo viene agganciato a una pompa computerizzata che rilascia il farmaco in modo automatizzato. Pensate a una piccola borsa a tracolla. E questa pompa è dotata anche di un pulsante per cui la donna ha anche la possibilità di autosomministrarsi piccoli bolli aggiuntivi. Una cosa diciamo fondamentale che la nostra struttura ha rispetto a tante altre sulla regione Lazio è quella di effettuare i parti in acqua, è un parto completamente naturale. Un'altra cosa diciamo importante è che favoriamo l'allattamento al seno, quindi l'attaccamento al seno materno avviene immediatamente alla nascita del bambino. In questo ospedale può essere fatto il VBAC, ossia il parto vaginale dopo taglio cesareo, dove si propone una manovra di rivolgimento quando il bimbo è in posizione podalica, e abbiamo il più basso tasso di tagli cesarei a Roma. Abbiamo la possibilità di sostenere le famiglie dei neonati essenzialmente prematuri o comunque con patologie più importanti che necessitano di sostegni respiratori da parte di un'associazione chiamata la Cicogna Frettolosa, che appunto si occupa di queste famiglie che si trovano poi ad affrontare i problemi che derivano dalla nascita di questi bambini piccoli e problematici una volta che sono ritornati a casa, ovviamente. Un grande reparto di patologia della gravidanza che accoglie tutte le pazienti che hanno gravi patologie materno o fetali e che qui ricevono un'assistenza molto molto esperta proprio per cercare di portare avanti gravidanze che altrimenti sarebbero destinate ad esiti infausti. L'8 marzo del 2009 è stata inaugurata la Casa del Parto Acqualuce. È situata a 30 metri dall'ospedale ed è collegata all'ospedale tramite un tunnel dedicato. Si riferisce in particolare alle pazienti che vogliono avere un parto domiciliare, vale a dire come se partorissero a casa, con la possibilità però di avere una sicurezza in più, essendo questa struttura, come detta, collegata all'ospedale. Abbiamo un servizio di mediazione culturale non completamente strutturato, cioè spesso ci si avvale di volontari che possano supportarci in questo tipo di attività, perché abbiamo veramente partorienti da tutte le parti del mondo e quindi non è facile avere i mediatori culturali di tutte le lingue. Anche le patologie molto gravi in gravidanza, come le patologie oncologiche, quindi tumori in gravidanza, vengono trattati in questo dipartimento. Abbiamo avuto molti pazienti con anche tumori del collo dell'utero in gravidanza, tumori dell'ovaio o patologie che richiedono interventi chirurgici in gravidanza. Quindi questo per dirvi che le pazienti che hanno necessità di essere seguite per patologie ad alto rischio possono venire da noi, perché non trattiamo solo uno, due, tre casi, ma purtroppo ne vediamo parecchi. Vengono assistiti anche neonati molto prematuri e per questo motivo, per dare la possibilità ai genitori di essere in continuo contatto anche con neonati che purtroppo rimangono ricoverati per parecchi giorni, abbiamo istituito un sistema di webcam in modo tale che da casa possono vedere il proprio neonato nella culletta.
malattie come il lupus eritematoso sistemico, come la sclerodermia o sclerosi sistemica, come lo Sjögren o altre malattie autoimmuni, trovano nel mio reparto un punto di riferimento. Su questo argomento è stata da sempre l'amniocentesi. Mentre abbiamo oggi la facoltà, oltre la villocentesi, di avvalerci di un test sul sangue che è il Prenatal Safe e che andrà lentamente a sostituire gli esami più invasivi fino ad oggi in uso corrente. L'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini esegue consulenze di genetica pre-amniocentesi per identificare eventuali profili di rischio per le persone, per le coppie che si rivolgono a noi. Non vuol dire che sia, diciamo, rivolta alle donne che poi decidono di partorire all'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, ma questo è un servizio che noi offriamo a chiunque. Per quanto riguarda la struttura, come unità ospedaliera siamo il primo ospedale come numero di parti in Italia, abbiamo più o meno 4.500 nati l'anno e quindi, diciamo, siamo molto orgogliosi nel corso del tempo di aver raggiunto questi risultati e questo successo grazie appunto al sacrificio del mio personale, ma soprattutto dei miei collaboratori.